Da un lato la criminalità nigeriana attiva nell'area del Parco delle Cascine, dall'altro quella cinese con la cosiddetta guerra delle grucce. Firenze e la Toscana sono sempre più esposte alle bande che si stanno impossessando di fette sempre maggiori di territorio. È la denuncia della Fondazione Caponnetto. Lo spaccio di stupefacenti, tanto le Cascine quanto in crescita sul versante ovest della città, per ora fino a Piazza Paolo Uccello, genera un forte indotto economico illecito che torna nel centro Africa e crea un elevato numero di dipendenti da sostanze, spacciatori ricompresi. La Fondazione lancia alcune proposte per tamponare i fenomeni criminosi. Noi proponiamo anche un forte intervento sociale, perché noi dobbiamo censire e vedere fra questa parte di persone con difficoltà anche sociali chi è recuperabile, a chi gli si può far fare un percorso di disintossicazione e poi nello stesso tempo però avere una tolleranza zero e riprendersi il controllo del territorio. La criminalità di matrice cinese ha da tempo una forte impronta, in particolare nel distretto tessile che coinvolge le province di Firenze e Prato. L'incendio al macrolotto 2 dei giorni scorsi è soltanto l'ultimo episodio di violenza che potrebbe essere il culmine di faide per il controllo delle forniture. Le attività investigative sono in corso anche per una pesante aggressione dei giorni precedenti che ha visto colpire un altro cittadino cinese. Chi lo ha ferito è stato fermato in Calabria e Sicilia, elementi che danno forza alla teoria della triade, con un territorio dove si comanda e altri dove si agisce. Sono guerre che poi comportano sempre problemi, perché escono fuori ceppi forti. Quindi le guerre vanno sempre evitate e vanno fronteggiate. Quindi noi qui lanciamo l'allarme per far sì che ci sia la consapevolezza del problema. Non appena la nuova giunta di Firenze sarà entrata a pieno regime, la Fondazione fisserà un incontro con l'assessore alla sicurezza Andrea Giorgio per fornire le proprie proposte.